Guarire? No, io volevo rimanere nelle mie acque reflue, nella mia brodaglia bulimica con i topi. Ciao a tutti, io sono Stefania e faccio video indossando giacche ridicole e cappellini con i roditori. Se volete vederne degli altri, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per le notifiche. Ebbene sì, io non ho mai voluto uscire dalla bulimia nervosa, almeno non subito. Per me la bulimia nervosa era sicuramente un modo per attirare l'attenzione della mia famiglia, delle altre persone su di me, per avere le luci dei riflettori accese sulla mia persona e non solo, anche un ottimo alibi per giustificare ogni mio fallimento. Tutti i lavori mancati, i lavori non cercati, perché la Stefania sta tanto tanto male. Gli accessi d'ira non perché la Stefania ha un caratteraccio, ma solo perché è veramente molto molto malata. E tutti i progetti mai iniziati o mai portati a termine? Ah, ma la Stefania sta molto molto male. Almeno rifatti la tua camera. Eh no, mamma, perché sai, io sono bulimica, non posso. Beh, ma almeno i piatti che hai usato per le abbuffate, quelli lavali. No, perché sono triggering, se li vedo sto molto molto male. E così siamo andati avanti per 25 anni. È giusto riconoscere che non tutte le persone vogliono guarire dalla bulimia nervosa e che trovano, come già ho detto, un appagamento enorme nella malattia. Ad oggi è ancora più importante riconoscere questa cosa perché noi abbiamo un dovere morale, non solo nei confronti della nostra famiglia, ma anche nei confronti della sanità pubblica. Sapete perché lo dico? Perché qualcuno di voi mi ha fatto ragionare ultimamente. E quando io mi sono appellata ai centri per i disturbi alimentari che avevo appunto 25 anni, quindi parliamo di decenni fa. Probabilmente non esisteva una coda così lunga di persone che avevano bisogno di farsi curare. Adesso come adesso, in pandemia, invece questo tipo di malattie è aumentato del 30%, per cui mi avete raccontato che vi siete messi addirittura in lista d'attesa, una cosa impressionante, cioè io in lista d'attesa posso andare se voglio comprarmi una borsa di lusso, cosa che non farò mai, però non trovo plausibile che per farmi curare dalla sanità pubblica io debba mettermi e sto male in lista d'attesa, ma purtroppo col Covid è tutto peggiorato, dai malati oncologici a questo tipo anche di disturbi mentali. Questa cosa che chiaramente io all'epoca non l'avrei mai considerata, però adesso vi dico che è il caso forse di guardarci dentro. Abbiamo veramente voglia, siamo veramente motivati ad uscire dalla malattia perché io facevo finta, io facevo la mia parte della brava malata, quindi sono andata al centro più vicino, che all'epoca era San Vito da Tagliamento, a Udine, e ci andavo pure fisicamente, poi ciacolavo con lo psicologo che mi ascoltava, poi si addormentava ovviamente, invece con lo psichiatra non avevo un gran rapporto, questo perché lui voleva prescrivermi dei farmaci che mi inoculavano, non lo so, degli alieni nel sangue, per cui continuavo a dire delle grandissime balle sul fatto che li prendevo, invece no, finivano nel cesso assieme alle mie abbuffate. Poi lui mi faceva le domande trabocchetto, mi chiedeva: ma di che colore sono queste pasticche che prendi? La scatolina è blu o gialla? E sapevo che mi stava fregando. Poi questo appunto questa è la mia esperienza al centro di disturbi alimentari, cioè io andavo, ma in realtà stavo prendendo in giro me stessa perché mi andava bene di rimanere malata, però mia povera mamma questo non l'aveva capito, o meglio, l'ha capito dopo diversi anni, lei parlava molto con me, dialogava, cercava di capire cosa poteva fare, cosa potevamo fare insieme per sostituire la bulimia con qualche altra attività positiva. Allora mi diceva, ma potessi, non lo so, iscriverti a un book club. Ma mamma, io guardo solo le figure di Vogue, io leggo solo le figure di Vogue. Quale book club? E poi un giorno mi ha detto: ma a proposito di figure, di figurine, potresti fare una collezione? Come la collezione di figurine Panini? Sì, non so se voi siete nati negli anni 70, non si viveva senza la collezione di figurine Panini. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, manca, manca, manca. Ho detto: oh Madonna, che grande idea, mamma. Ma pensa a te, mamma, che io già faccio la collezione di cibo, io già faccio la collezione di cheeseburger, li ho tutti, altro che ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, manca, 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 io ho tutti i cavolo di cheeseburger del McDonald's e sono tutti quanti dentro di me. Allora a quel punto mia madre forse ha intuito che la stavo prendendo in giro. E poi ad ogni domanda, ma cosa mangi, Steph, cosa mangi? Ah, un po' di pasta, ma non so, 100 grammi? No, 4 kg. Mia madre diceva ok, e ne faceva 4 kg.
Questo perché un genitore, questo forse questo video è più credo per i genitori che per le persone che stanno male e che non hanno nessuna voglia ancora di uscirne, perché non hanno toccato il fondo probabilmente. I genitori di persone molto giovani, minorenni, che devono ancora trovare la loro motivazione, la loro ispirazione, è giusto che si facciano guidare dal genitore più adulto. Io lo trovo assolutamente nel ruolo del genitore. Accompagnare, stimolare il figlio, ma se parliamo di adulti che hanno in mano la loro vita e che sono assolutamente resistenti alla malattia e anzi prendono in giro il mondo intorno a loro, questo non. Cioè, il genitore non ha più a quel punto il dovere morale di fare il babysitter. Mia madre, infatti, questo a un certo punto l'ha capito e ha consegnato il pacco di HL, mi ha preso, mi ha dato in mano al mio fidanzato. Dicendo, boh, io adesso te la consegno, fai tu quello che puoi. E la spedizione non è stata fatta in un altro continente, ma qualche metro più in là, perché mia madre abita due civici e più in là. Ma il mio fidanzato, che è un uomo formato, è un uomo adulto formato col suo lavoro, mi ha detto la stessa cosa. Mi ha detto, se tu non vuoi farti curare, sei resistente ad ogni forma di trattamento farmacologico, sono cazzi tuoi, puoi stare nel cesso come quanto vuoi, non ti posso curare. Quando è finito, me lo dici perché magari dopo il bagno serve anche a me. Allora io a quel punto ho intuito che forse tutte le luci su di me si erano spente, il mio teatrino stava terminando e mi sono trovata con una malattia da adulta, perché è un conto averla quando tu sei giovane, forse quasi, sembra quasi adesso un rito di passaggio, una cosa cool, l'anoressia, mangiare e vomitare. All'epoca in tanti lo facevano un gioco quasi di squadra, scusatemi. E lo dico con grande tenerezza, nel senso che non sto demonizzando queste persone, io ho grande rispetto per chi capisce. Raggiunge la sua maturità all'interno della malattia, comprende subito che non ce la fa più, che il disagio è molto grande, che non ci sono più gratificazioni e decide di farsi curare perché quelle persone hanno subito in mano l'equazione del volere uguale potere e probabilmente ne usciranno dopo poco. Ma ho anche una grande tenerezza verso coloro che ancora non hanno trovato la loro strada. Queste persone non vanno demonizzate, devono solamente capire esattamente quello che vogliono fare. E io sto quella volta lì perché così così risparmieranno tanti dolori sia alla sanità che non funziona più, evidentemente, sia ai loro genitori, alla loro famiglia. E io quella volta lì ho mentito a me stessa, andavo, perdevo il mio tempo, i miei soldi, la mia strada, il mio tempo per andare a San Vito quando in realtà non avevo nessuna voglia di uscirne subito. Poi, ripeto, dopo tanti anni, trovandomi da sola nelle mie acque reflue insieme ai topi, ho capito che né la mia famiglia né addirittura neanche il mio fidanzato volevano occuparsi di una persona che non desidera fare nulla per la sua vita e lo trovo, giusto. Così, nella mia solitudine, forse ho trovato quello stimolo per uscirne una parte, un 10%, è anche stato il fatto che non avevo più, evidentemente, il mio teatrino, il mio pubblico, ecco, a guardare me, che mi stavo uccidendo giorno per giorno. E allora è stato quel punto che io sono uscita dalla malattia e sono rientrata solamente per fare dei video per voi. Ciao.